Io devo dire che sono molto emozionata, molto onorata, felicissima di insomma concorrere inaspettatamente a questo concorso. Il videoclip si chiama 100 vite, è un fumetto in cui vengo rappresentata, in cui c'è molto di mio ed è diciamo la partenza di un nuovo percorso, musicale, quindi diciamo che è stata una sfida vinta. Uscirà il mio album ad ottobre, quindi è solo diciamo l'anticipazione di quello che sarà poi un intero album. 100 vite, appunto per parlare di 100 vite, è semplicemente un racconto dedicato alla rinascita, a tante volte, a tante 100 vite che ci riguardano e che dentro di noi ci possono dare la possibilità di rinascere. La vita mi ha dato il modo di rinascere sempre e comunque, e quindi la mia testimonianza sicuramente è viva la vita e viva tutta la buona volontà, perché la vita sia preziosa, meravigliosa e vada con le sue 100 vite dove deve andare. È un'animazione questo videoclip, ti sei molto divertita durante la realizzazione, come ti è sembrata questa idea? Sì, guarda, questa idea devo dire è nata da me in tempi ancora meno sospetti che il lockdown ci desse diciamo quello stop, quindi ancora prima io decisi di ritornare con questo formato cartoon animato, e in queste 100 vite c'è molta rinascita, c'è molto insieme di persone che ricercano dopo tanto silenzio, dopo tanto di non aver potuto usare il cuore, ma non solo durante il lockdown, ma durante magari il movimento veloce del consumismo della vita. Quindi ho voluto rappresentare quanto il cuore sia importante per prendere in mano una rinascita e per comunque darci la mano e poter diciamo dirci abbiamo un cuore, facciamo tutto col cuore. Alla fine di questo videoclip c'è una cosa molto significativa che rappresenta il mio punto luce, il mio punto fermo, che è la fede. Ci sono tante luci, due tipi di luci, il blu e il rosso, che alla fine del video vanno a toccare il cuore di ogni persona, e queste luci sono le luci della Divina Misericordia, perché io credo che il cuore più importante sia quello di Gesù. Quindi diciamo questo inizio è un inizio tutto a colori e tutto nella verità.